Andrea Core, l'opposizione è un po' risentita per questa approvazione in giunta della bozza di PUMS, voleva essere coinvolta prima tramite altre modalità. È singolare il fenomeno al quale stiamo assistendo oggi, perché da un lato abbiamo l'opposizione che chiedeva un maggior coinvolgimento nella fase di redazione del PUMS, dall'altro abbiamo l'assessore che ha indicato puntualmente tutti quelli che sono gli stakeholder che sono stati sentiti nella prima fase, e dall'altro lo stesso consigliere Rabuffo ci legge in aula la normativa, la quale evidentemente prevede prima l'approvazione di uno schema di PUMS, poi una fase di ascolto e infine l'approvazione finale da parte del Consiglio Comunale. È utile quindi ricordare che lo schema che oggi è stato vagliato dalla Giunta rappresenta il punto di partenza di una discussione più ampia. L'organo sovrano è il Consiglio Comunale, quindi credo che nelle prossime settimane dovremo lavorare come Commissione Trasporti per far sì che questo PUMS possa essere migliorato nell'interesse esclusivo dei teramani e per contemperare le diverse esigenze che ci sono tra i residenti, i commercianti e di altri hanno un evidente interesse su questa materia. Resta un po' di diffidenza, per usare un eufemismo, dei commercianti rispetto a questa bozza. Sarà interessante, ed è uno dei punti che evidentemente chiederemo al Presidente Carginari, il coinvolgimento dei commercianti e delle loro categorie di rappresentanza, perché anche qui non va fatto l'errore di considerare che qualche singolo possa in qualche modo rappresentare l'intera categoria. Sarà per noi interessante avere in commissione il parere di tutte le categorie che rappresentano il mondo del commercio, Confcommercio, Confartigianato e tantissimi altri, compreso il consorzio dei commercianti del centro storico, per ascoltare la loro voce, per migliorare il testo laddove questo sarà necessario. L'amministrazione non si chiude a riccio, si apre al confronto, questo è stato il nostro carattere distintivo nel primo mandato e continueremo su questa strada. Certo, non partiamo con posizioni preconcette o precostituite, siamo pronti ad un dialogo costruttivo per Teramo, per i teramani, per in qualche modo un nuovo slancio per il nostro centro storico. E l'ultima sulla sollecitazione di Rabuffo, che ha detto questo è il piano, la bozza della Easy Help che ha in gestione i parcheggi, le strisce blu nel comune di Teramo? Ma evidentemente non ha ben compreso quella che è la procedura che si è verificata. Abbiamo avuto delle risposte chiarissime da parte del dirigente Remo Bernardi, che ringrazio per aver dato questo spunto alla commissione. È il PUMS che la Giunta presenta per far avviare una discussione in città su questo tema. Sono stati tanti gli stakeholder ascoltati, le associazioni, gli enti che hanno partecipato alla prima fase che doveva portare all'approvazione di questo schema. Oggi siamo in un'altra fase che vedrà un coinvolgimento diretto del Consiglio Comunale. Credo poco a questi giochi di finto antagonismo, di contrapposizione preconcetta tra maggioranza e opposizione. Vogliamo invece lavorare come maggioranza per dotare Teramo di uno strumento innovativo e fondamentale come quello del piano urbano della mobilità sostenibile.